Il progetto Maya 2015, formato da europarlamentari conservatori e loro colleghi dell'AECR provenienti da tutta Europa, che hanno lavorato con associazioni di beneficenza locali a Gran Michele, Catania e Messina, ha le finalità di migliorare la qualità della vita dei migranti minorenni presenti sulle tre città siciliane. Quest'anno il progetto Maya formerà un ambiente sicuro per questi ragazzi, dando la possibilità di vivere in un modo indipendente e sviluppare le competenze chiave. Uno di questi gruppi ha operato nelle tre città, contribuita a Gran Michele ad una comunità scolastica, nello specifico nel plesso di Piano Immacolata, che ha ospitato un improvviso afflusso di bambini migranti, operando con la costruzione di un parco giochi e spazi esterni, usando lo sport come il grande ponte per l'integrazione e ridefinendo spazi interni. Le opere che hanno interessato il plesso della città esagonale hanno preso il via nella giornata di giovedì 27 per concludersi con la consegna alla dirigente scolastica e all'amministrazione nella giornata di domenica 30 agosto con una cerimonia informale. A capo della delegazione ospite a Gran Michele è stato l'europarlamentare Daniel Annan. Siamo qua stamattina a salutare i deputati europei e i dipendenti del Parlamento europeo e della Commissione europea che appunto si trovano a Bruxelles, i quali sono venuti qua e ci hanno fatto questo bel lavoro. E il progetto Maya si chiama in questa maniera, che si sta realizzando su iniziativa appunto della Commissione europea tra la provincia di Catania e la provincia di Messina. E noi siamo stati scelti in provincia di Catania come il comune appunto in cui questo progetto si realizza. Hanno lavorato qui deputati europei di diverse nazionalità e hanno lavorato anche questi dipendenti del Parlamento europeo, che hanno proprio fatto un bel lavoro di pittura in tre ambienti di questa scuola. E poi hanno portato anche dei giochini che hanno collocato all'esterno, che saranno fruiti dai bambini, dai nostri bambini appunto. Per questo progetto parte viene realizzato qua perché loro lo stanno facendo, lo hanno programmato in scuole, in plessi dove c'è la presenza di alunni stranieri, di alunni in qualche modo che si trovano da noi. Noi abbiamo accolto questi ragazzi e la nostra comunità li ha sostanzialmente integrati, insomma li tratta bene. E poi in questa scuola ce ne sono 20 ragazzini che vengono da vari paesi esteri. Stamattina c'è una famiglia dello Sri Lanka, per esempio, che parteciperà al saluto ai nostri ospiti che daremo tra poco. E noi veramente ringraziamo chi ha organizzato questa cosa. In particolare voglio ringraziare Francesco Attaguile, nostro concittadino, che per tanti anni è stato il punto di riferimento della regione a Bruxelles e che ovviamente questa esperienza, per il quale appunto questa esperienza è servita a concretizzare questo progetto a Gran Michele. È una cosa di cui gli siamo grati, specialmente in questo periodo in cui abbiamo tante altre difficoltà e che appunto è un periodo in cui il lavoro dei cittadini, il lavoro volontario sta vedendo una presenza superiore rispetto a tante altre volte e che sta rendendo tanta utilità a questa città che con il denaro pubblico non riusciamo più a mettere in moto. Ed è un fatto estremamente positivo di cui ringrazio Francesco per questa occasione, ma ringrazio tutti coloro che volontariamente in questa città si organizzano e lavorano per la comunità, lavorano per migliorare le nostre condizioni di vita, le nostre condizioni dello stare insieme in questa comunità. E abbiamo accolto con tanto piacere questo progetto che si realizzasse nella nostra scuola, perché oggi arrivano tanti bambini stranieri e il progetto è mirato ad aiutare questi alunni che hanno difficoltà nella lingua, nel loro linguaggio. E ormai la scuola è diventata multiculturale e quindi siamo ben felici di avere questo contributo. Ringraziamo
i volontari che hanno lavorato nella nostra scuola, imbiancando alcuni ambienti, soprattutto della scuola materna, e ci hanno fatto dono di giochini i bambini del plesso di Piana Immacolata, dove sono molti alunni stranieri, possono giocare o usufruire di questi doni. Quindi oggi ci sarà l'inaugurazione e siamo veramente lieti di questo.